studenti senza fissa dimora, i circa 150 ragazzi delle 5 classi del liceo musicale di Pescara, costretti quotidianamente a cambiare sede dalla mattina al pomeriggio per poter studiare. Da via Passolanciano, dove gli studenti si appoggiano alla sede provvisoria ricavata negli uffici della provincia per svolgere le canoniche lezioni curricolari in orario antimeridiano, a via Einaudi, nella sede del liceo artistico Bellisario Misticoni, dove i ragazzi si recano per le lezioni frontali di strumento in fascia pomeridiana. Il tutto con complicanze legate agli spostamenti logisticamente non proprio semplici da un luogo all'altro della città per mancanza di una sede stabile, motivo alla base della protesta, strumenti alla mano, di studenti e genitori di fronte al palazzo della provincia di Pescara, come spiega Chiara Di Berardino, rappresentante d'istituto del liceo musicale. I maggiori problemi sono quelli orari, perché abbiamo un 70% di pendolarismo, quindi moltissimi ragazzi che vengono da paesi abbastanza lontani, quali Orsogna, Crecchio, Castiglione Messere, Raimondo, eccetera, ed escono ad orari quasi improponibili, come 7:30, e non hanno ad esempio autobus o treni che li riportino a casa, ma anche per i non pendolari si creano delle distanze orarie, quindi dei buchi di ore che vanno persi e vanno sottratti al tempo in cui noi possiamo studiare o comunque occuparci di attività pomeridiane che hanno tutti quanti gli studenti per diritto. Quando noi eravamo in Viale Kennedy avevamo gli autobus che passavano a Piazza Duca, invece adesso a Viale Einaudi abbiamo un autobus da prendere per tornare alla stazione e un altro autobus da prendere per tornare a casa, quindi è veramente molto più complicato. Vogliamo semplicemente studiare, chiediamo semplicemente di non spegnere il liceo musicale, perché è una realtà bellissima di cui il nostro territorio dovrebbe semplicemente vantarsene, non distruggerlo in questo modo. Accanto agli studenti sono scesi in piazza anche i genitori, che parlano di violazione del diritto allo studio e della mancanza di sicurezza, soprattutto durante gli spostamenti da una sede all'altra, come sottolinea Dalia Palmieri, rappresentante dei genitori. Il liceo musicale di Pescara non ha e non ha mai avuto una sede scolastica dedicata ed è tutto i problemi partono da qui. Sono stati ospitati fino ad oggi in sedi differenti, quindi erano già chiamati a vivere dei disagi che sono aumentati a seguito di un decreto che la dirigente scolastica ha fatto nel luglio 2022, in cui ha stabilito che il liceo musicale debba trasferire le proprie lezioni pomeridiane di strumento presso la sede di via Einaudi, che è una sede più distante rispetto a quella di via Passolanciano e presenta una serie di problemi relativamente ai trasporti. Chiediamo che il liceo musicale, in attesa di quella che possa essere nel futuro una sede tutta per loro, di avere al momento una sede unica, dedicata, in cui possano svolgere le lezioni del mattino e del pomeriggio, evitando di fare spostamenti che fanno perdere loro tempo, oppure chiediamo che possano svolgere le lezioni in due sedi scolastiche vicine. La provincia già l'avete contattata? Ha confermato la decisione intrapresa dalla dirigente scolastica. Abbiamo scritto anche al ministro della pubblica istruzione per chiedere un suo sostegno, un suo intervento. E chiediamo aiuto per fare in modo che questi studenti possano esercitare il diritto ad avere una loro scuola.